Noi siamo convinti che il problema più grande della democrazia in Italia è il lavoro povero. È per questa motivazione che la CGIL ha deciso di lanciare in occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile, una raccolta firme per la campagna referendaria sotto il titolo Per il lavoro ci metto la firma. Non a caso, la liberazione d'Italia, la liberazione del lavoro. Il lavoro, evidenzia il segretario regionale della CGIL Dino Testini, deve essere tutelato perché è un diritto costituzionale. Il lavoro precario non rende liberi e dunque fa allontanare i lavoratori dalla democrazia. La precarietà, ha continuato, comprime la libertà di ciascuno e limita il progresso collettivo. Ci deve essere una grande lotta, una grande battaglia di solidarietà, nel senso che il lavoratore stabile dovrebbe aiutare quello che sta peggio, che sta al suo fianco, che fa lo stesso lavoro, che è precario, a uscire dal precariato. Per queste ragioni sono stati promossi quattro referendum, due sul tema licenziamenti, uno sul superamento del contratto a tutele crescenti e l'altro sull'indennizzo nelle piccole imprese previste dal Jobs Act, il terzo sulla reintroduzione delle causali per i contratti a termine e il quarto relativo agli appalti sulla responsabilità del committente in caso di infortuni. L'ultimo bollettino dell'INAIL ci dice che gli infortuni sul lavoro in Puglia crescono del 6,5% nei primi 2 mesi dell'anno rispetto ai primi 2 mesi dell'anno scorso, e nella BAT i numeri sono in coerenza.